Oggi si chiama Piazza Orsini, anticamente era Piazza Roma. Nella foto precedente avete già visto la banca più o meno nell'aspetto di oggi, ma come vedete gli indicatori vi mostrano che in questa piazza, prima della banca, c'era un palazzo molto differente che rivedrete tra breve. Qui in Piazza Roma si teneva il mercato, per un certo periodo bisettimanale. Ecco, torniamo a vedere che al posto di quella che oggi è la banca c'era un altro palazzo, e questi sono i famosi portici bassi. Oggi non ci sono più, sono cresciuti anche loro, ma un tempo erano la sede del passeggio e del dialogo di persone meno abbienti, che non osavano entrare sotto i portici alti, quelli del Grande Italia. Ecco una foto per vederli bene a confronto, quando c'erano quelli piccoli e quelli grandi. Questa a suo modo è una foto storica. Mostra infatti i primi lavori per pavimentare Piazza Martiri, che allora si chiamava Piazza Grande o Piazza Vittorio Emanuele. Guardate un po' qui, siamo nuovamente in Piazza Roma, oggi Piazza Orsini. Gli indicatori mostrano la scaletta che portava alla Cittadella, quella piazzetta che oggi ospita il Palazzo della Sanità. Questa è una foto importante anch'essa. È stata scattata durante i lavori di isolamento del Duomo, sono cadute le casette, stavano cadendo davanti ad esso, ed è riconoscibile il Pozzo dei Canonici, oggi scomparso. Anche qui le casette che circondavano il Duomo erano ancora in piedi. Vediamo anche l'arco di Monsignore. Anche questa è una foto molto importante. Questa è Casa Antonelli. Siamo in via Porta Romana. La casetta, trecentesca, importantissima, era protetta da un vincolo archeologico che però evidentemente non è servito a non farla abbattere. La casa inizialmente fu distrutta pensando un giorno di ricostruirla, ma questo non è mai accaduuto e la città ha perso un pezzo molto importante. Molti la giudicano la casa gemella alla casa dei Melatini, ancora in piedi, presso Sant'Antonio a Teramo. Ed ecco qui il gazebo che denotava, con tutti i tavoli all'esterno, la festa in Piazza Martiri. All'interno del gazebo suonava la banda in occasioni popolari o di feste religiose. Per gli sportivi, questa foto con qualche punto interrogativo. Sta a voi fare il confronto con lo stadio di oggi e quello di ieri. Questa, che oggi è l'università e che i giovani conoscono bene, è la costruzione dove molti di noi sono nati. È infatti la struttura che ospitava l'ospedale civile. Queste invece, mostrate dalle frecce, sono praticamente quelle che oggi definiremmo le vetture del servizio pubblico, delle piccole diligenze a motore che facevano un servizio urbano ed extraurbano. Concludiamo questa nostra sequenza con quella che era la piazza Garibaldi con la fontana prima versione.